Buongiorno e grazie per questa possibilità di parlare di questa mostra su Federico Ozanam, che abbiamo voluto presentare anche qui a Saronno per due motivi. Il primo è che quest'anno ricorre il bicentenario della nascita di questo importante personaggio. È poco noto, ma per noi è estremamente importante perché è stata una persona che 200 anni fa ha anticipato veramente il pensiero sociale della Chiesa e da cattolico ha sottolineato l'importanza fondamentale dell'andare a cercare i poveri e cercare di alleviare per quello che è possibile e anche per quello che si dovrebbe fare per una questione di giustizia le loro sofferenze. Il secondo buon motivo per questa mostra è che in questo stesso anno ricordiamo il 100° invece anniversario della fondazione delle due conferenze di San Vincenzo. Ozanam fondò la società di San Vincenzo e le sue conferenze nel 1833 a Parigi. A Saronno vennero fondate nel 1913 da parte di due persone che certamente sono state importanti per noi, l'indimenticabile signora Nina Gianetti e il sindaco di allora che si chiamava Filippo Reina. Ora, questa mostra vuole anche sostanzialmente ricordare le motivazioni, ricordare il pensiero e l'originalità di questo pensatore, diciamo. E lo definisco così perché originariamente Federico Ozanam era un docente universitario. Un docente universitario che nella Parigi dell'Ottocento, quindi una situazione sociale, politica difficilissima, ebbe occasione di parlare con tante persone non cattoliche anche, dei circoli che erano chiamati conferenze di storia. Erano raggruppamenti di professori e studenti che si ritrovavano per parlare di storia, dei problemi gravi che la società di quel momento poneva. In queste circostanze il gruppo dei cattolici fu a un certo punto interpellato gravemente dal gruppo dei non religiosi o non credenti, dicendo: ma voi cattolici predicate, parlate, ma cosa fate per aiutare? E allora Ozanam ebbe l'idea di lanciare 6 di questi ragazzi qui in un'azione diretta di ricerca dei poveri, dicendo loro: andiamo nelle soffitte, andiamo a cercarli dove sono e cerchiamo di portare loro l'aiuto di cui possono aver bisogno. E così con questi 6 ragazzi è partita la Società di San Vincenzo, che al momento, oggi, è diventata una società internazionale con più di 700.000 aderenti in 140 nazioni. In Italia ci sono circa 1.500 conferenze, di cui 2, come ho detto, qua a Saronno, una conferenza maschile e una femminile. Cosa fanno queste due conferenze? Sono un po', diciamo così, specializzate. La conferenza maschile sostanzialmente mantiene l'impostazione che era stata data da Ozanam. Va a fare le visite domiciliari. Quindi noi andiamo nelle case di queste persone, vogliamo aiutare, cerchiamo di essere presenti, farci prossimi a queste persone qui, di aiutarli per quello che si può e soprattutto di far sentire proprio la vicinanza, per cui diventiamo, diciamo, amici. La conferenza invece femminile ha quest'altra impostazione. In 2 giorni a settimana, il martedì e il venerdì, raccoglie e distribuisce pacchi alimentari e vestiari alle persone che si recano qui nella sede di via Roma numero 5, dalle 4 alle 6 al martedì e da 4 alle 6 venerdì, e distribuisce questi pacchi in una quantità incredibile. Per dare qualche numero,
L'anno scorso hanno distribuito più di 2.500 pacchi a 660 e passa persone, quindi un numero veramente significativo di contributi. E direi che una notizia significativa che potremmo dare è questa, ma dopo 100 anni, queste due conferenze San Vincenzo, quante persone riescono a coinvolgere a Saronno? E la risposta è questa, la conferenza maschile coinvolge circa 12 persone e quella femminile mi pare di quasi 14, sì, mi pare. 14. Queste persone si ritrovano, come è stato detto prima, con orari predefiniti e sostanzialmente svolgono la loro attività nei termini che ho citato prima, praticamente in maniera continuativa. Il tipo di aiuto, diciamo, il finanziamento per l'attività che viene svolta deriva sostanzialmente da questo. La conferenza femminile raccoglie proprio in occasione della festa del trasporto delle offerte che chiede. Sì, per la festa del trasporto l'associazione San Vincenzo Femminile manda ad alcune famiglie che sappiamo essere sensibili a questo problema della povertà, manda una lettera e riceviamo quindi alcune offerte. È l'unica richiesta annuale che facciamo e poi durante l'anno ci sono delle persone che molto gentilmente bussano alla nostra porta e ci portano qualche offerta. Purtroppo devo dire che per la crisi o per l'età avanzata delle persone che ci aiutano, ultimamente siamo un pochettino in difficoltà. Le offerte stanno diminuendo. Questo per quanto riguarda la femminile. Forse va ancora aggiunto il fatto che voi avete come si può dire, un rifornimento continuo per i pacchi alimentari? Sì, e noi, allora, ho dimenticato di dire che quest'anno, come negli anni passati, abbiamo anche il ricavato della vendita del libro di Giuseppe Radice. Il ricavato di questa vendita del libro sarà devoluto sia alla San Vincenzo Femminile che alla Mensa di Betania. E questo è un grossissimo aiuto. Per quanto riguarda i generi alimentari, invece, ci vengono forniti dal Banco Alimentare di Muggiò. La cooperativa Ozanam di Saronno ci provvede al trasporto e la merce arriva circa una volta ogni mese e mezzo. Quello che manca, che sono di solito prodotti tipo il tonno, tipo gli affettati, provvediamo noi direttamente a comperarli. Per quanto riguarda la conferenza maschile invece, noi facciamo tradizionalmente nei giorni delle festività dei morti, quindi quest'anno l'1, 2 e il 3 novembre, una questua al cimitero di Via Milano, che direi è l'occasione principale per ottenere dei soldi che poi ci servono per i contributi che normalmente diamo, che sono sempre rivolti a pagare bollette, aiutare a pagare affitti e cose di questo genere. Anche noi abbiamo occasionalmente delle offerte da gente che ci conosce e che ci aiuta. E soprattutto, e anche, non direi soprattutto, ma ci teniamo a dirlo, praticamente ad ogni conferenza facciamo in modo di raccogliere in una colletta fra di noi il nostro contributo personale. Ecco, questo per quanto riguarda le forme, diciamo così, di finanziamento delle nostre attività. Un'altra cosa che mi pare importante citare sono i bisogni fondamentali che noi incontriamo in questa attività da parte dei poveri, delle persone bisognose che si rivolgono a noi. Naturalmente i due bisogni fondamentali sono il lavoro e la casa. E quindi, siccome questa situazione, questi due bisogni sono, diciamo così, endemici, sono strutturali, la conferenza maschile già da 20 anni ha fondato una cooperativa
chiamata cooperativa Ozanam, che ha sede in via Ferraris 26, mi pare, la quale ha proprio lo scopo di riuscire a dare un'occasione di lavoro a persone che altrimenti dal mercato normale del lavoro verrebbero escluse per vari motivi. Questa attività, ripeto, è da 20 anni che viene continuata. La cooperativa riesce a far lavorare attualmente circa 100 persone, quindi un numero abbastanza rilevante, e speriamo di riuscire a mantenerla, perché a mantenerla in vita, nel senso che in questo periodo naturalmente sono venuti a diminuire drasticamente tutti i contributi pubblici su cui prima si poteva contare, per cui far sopravvivere questa cooperativa è diventato veramente un impegno veramente difficile. La seconda iniziativa che è stata lanciata, questo in epoca più recente, è la cosiddetta associazione Casa Solidale, di cui forse puoi parlare tu meglio di me. Allora, Casa Solidale è un'associazione che aiuta le persone in difficoltà ad avere una casa. In concreto, che cosa fa? Voi sapete che per avere un alloggio in affitto bisogna anticipare i 3 mesi di affitto. Questa gente normalmente non ha questa cifra. Allora, Casa Solidale fa questo anticipo che poi la persona interessata rende piano piano, diluito nel tempo. Ecco, ultimamente, proprio per scarsità di fondi, purtroppo Casa Solidale ha diminuito un po' la sua attività, ma in passato, qualche anno fa, sono arrivati ad avere anche come gestione di 14-15 appartamenti. Adesso ne hanno molto meno per i problemi che vi ho già detto. Volevo solamente dire, un'attività che fa la San Vincenzo Femminile non è solo quella di distribuire generi alimentari e vestiti, ma è quella soprattutto dell'accoglienza delle persone che hanno bisogno. Cioè, da noi prima di accedere ad avere il pacco alimentare si fa un colloquio con qualcuno di noi per capire davvero i bisogni delle persone. Lavoriamo tanto con i servizi sociali e con le altre associazioni sul territorio. E come San Vincenzo Femminile facciamo da circa 10 anni un'accoglienza alle ragazze dell'America Latina qui nella nostra sede tutti i mercoledì pomeriggio. Quindi tutti mercoledì pomeriggio dalle 3 alle 5 queste ragazze, che normalmente sono badanti, si ritrovano con qualcuno di noi a parlare dei loro problemi. È un momento piacevole di amicizia dove viene offerto un tè, dei biscotti, una cosa molto semplice secondo lo stile vincenziano, insomma.